Certo, amore, vai pure. Ok, io vado. Ciao, amore. Ciao. Cucciolini, benissimo. Meno male che Vanessa e Anastasia sono andate a giocare nella loro nuova camera. E sapete perché? Perché finalmente voglio fare a loro una bellissima sorpresa. Ultimamente le sto facendo solo troppi scherzi e ho deciso di farle invece un bellissimo regalo. Proprio ieri sera mi dicevano che loro vorrebbero fare come nuova attività fisica palestra. La palestra che faccio io loro non la possono fare, nel senso non possono venire nella palestra e usare la sala pesi come faccio io. Quindi ho deciso che nella loro vecchia cameretta, dove attualmente non c'è più niente, quindi è libera da mobili, letti, eccetera, porterò su di nascosto quei pochi attrezzi che abbiamo in casa, così che loro potranno fare finalmente e liberamente tutto quello che vorranno fare. Però mi raccomando ragazzi, non ditegli niente e speriamo che non mi beccano mentre porterò su gli attrezzi. Dai, il mio naso è il tuo, poi la testa, no, il capo piccolo, la testa gigante. Io non l'ho avuto per farmi spiacere. Vi ricordate quando siamo andati in crociera e Vanessa e Anastasia sono entrate di nascosto nella palestra della nave? Se non avete visto quel video, andate a vederlo. E quindi, quale migliore occasione per poter realizzare il loro sogno nella loro vecchia cameretta? Se non ricordo male, in quell'angolo ci sono degli attrezzi della palestra che usavo tanti anni fa. Allora ragazzi, mi ricordavo che proprio qua in questo cassetto ci fossero delle bende elastiche, quelle che si usano per le caviglie. Eccole qua, le ho trovate, benissimo. Mentre qua ci sono i pesetti e le cavigliere. Bene ragazzi, posso finalmente andare in camera e portare tutti questi attrezzi pesantissimi. Devo fare assolutamente silenzio perché le bimbe sono in questa camera e se mi sentono la sorpresa svanisce. Ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta, non mi hanno vista. Un po' mi beccavano. Allora, adesso vi faccio vedere tutto. Guardate un po' quanti attrezzi abbiamo. Allora, qui abbiamo i pesetti, quelli un pochino più leggeri. Qua abbiamo le cavigliere, l'elastico per fare alcuni esercizi e anche questo elastico per le caviglie, un po' più piccolino, per fare altri esercizi. La medaglia, questo serve per assottigliare i fianchi e l'addome. Dei pesi un pochino più pesanti. Questa è invece una fascia addominale che viene indossata e ha un materiale all'interno che ti fa dimagrire, ti fa sudare la pancia e quindi dimagrisci più facilmente. E poi il tappetino, la copertina, questo è l'accessorio per l'internocoscia che lavora appunto nell'internocoscia. Ma ragazzi, manca una cosa importantissima, il tappeto rosa, che però è nella nuova camera di Vanessa, quindi devo fare super attenzione perché potrebbero sentirmi e scoprire la sorpresa. Adesso però, cucciolini, devo andare a vedere che cosa stanno facendo Vanessa e Anastasia, perché devo riuscire ad andare nell'altra stanza, quella di Vanessa, e prendere il tappeto rosa senza che loro si accorgano di niente. Vale, mi è venuto il video, andiamo a farci le unghie. Ok, va bene. Bimbe! Bimbe, ma cosa state facendo? Stavo per mettere le nostre unghie personalizzate. Wow, belle! Ma perché non facciamo vedere ai nostri cucciolini quali colori abbiamo per loro riservato? Ok, le facciamo vedere due Anastasia e due io. Dai, sì! Allora, inizio io, ok? Noi abbiamo per voi queste unghie qua, azzurre con i fiorellini, bellissime, stupende, che vi faccio vedere. Ok. Sono troppo curiosa perché anch'io non le ho ancora mica viste tutte, eh? Queste qua azzurre no. Vediamo, sono fighissime. Anche secondo me. Vediamo, vediamo. Guarda! Che belle! Io le voglio fare io queste. Sì. Poi abbiamo queste qua, luminose, opaco, sembrano rosa. Vediamo queste sono. Anche queste qua secondo me sono bellissime. No, Anastasia, guarda che belle. Tu quale metti? No, semmai queste qua. Io queste perché sono mi piacciono. Sono troppo belle. Adesso Anastasia, facci vedere le tue invece. Vai. Allora, da queste sono rosse. Sono già bellissime. Vediamo un po' che cosa esce dal sacchettino di Anastasia. Bianche, wow, bellissime. Queste con l'abbronzatura spaccano tantissimo. Queste le tengo io, sono le mie. Ah no, mie.
e facciamo vedere l'ultimo pacchettino. Vediamo cosa c'è nell'ultimo sacchettino misterioso. Quelle color carne, secondo me. Invece queste sono quelle color carne. Bellissime anche queste. Anche queste con l'abbronzatura sono molto molto belle. E ragazze, a voi quale piacciono di più? Quelle color carne o quelle bianche? Oppure quelle rosa con i glitter e questo qua argento bellissimo in alto. Oppure queste qua fantastiche azzurre con i fiorellini. Scrivetelo nei commenti. E se non le avete ancora acquistate, andate su www.vanityglow.shop. Bravissime ragazze, bravissime. Ma soprattutto datele tutte a me, perché sono tutte mie. Tutte mie. Adesso io vado a cucinare. Mi raccomando, vi voglio vedere con le unghie dopo, ok? Ok ragazzi, adesso devo andare a prendere il tappeto fucsia sul letto di Vanessa, ma devo fare molta attenzione perché se mi sentono scoprono tutto. C'è ancora un po' di caos in questa camera perché non è ancora completamente finita, manca ancora il letto nuovo di Vanessa e la scrivania. Quindi venite con me. Eccolo, eccolo. Eccolo qui. Bellissima, andate pure, non fate caso a me. Perché? Perché sto mettendo in ordine, vuoi darmi una mano? No. Ecco appunto, vai, dai. Ciao, Vane. Ragazzi, ci è mancato pochissimo che mi beccassero. Adesso vado a mettere l'ultimo pezzo mancante nella palestra e poi le chiamiamo. Ok, ragazzi. Eccoci qua. Guardate che carina la nostra mini palestrina. Ok. Metto il tappeto qua per rendere la stanza un pochino più colorata e tutto il resto è già tutto posizionato. Andiamo a chiamare Vanessa e Anastasia e le facciamo loro una super sorpresa. Però Anastasia, la mamma non me la raccontava giusta. Nemmeno me, andiamo a vedere. Secondo te la mamma cosa sta facendo? La vedo molto strana. Sì, in effetti hai ragione. Era seduta per terra con un tappeto. Vabbè, andiamo a controllare. Ok. Cosa ci fate qui? Non volevamo vedere cosa stai facendo. Ma no, niente, Anastasia. Dovevo rimettere a posto un attimino la stanza perché... Perché c'erano i gattini, sai che c'era un po' di odorino così. Allora la mamma ha messo in ordine. Sì, dai. Vi volevo fare una sorpresa, perché ieri mi avevate detto che vi piacerebbe andare in palestra, ma voi siete piccole e in palestra non potete andare. Quindi ho deciso di organizzare con quello che avevamo in casa questa stanza, che ormai per adesso è vuota, e farvi una piccola palestrina. Questi attrezzi voi li conoscete già, vero? Sì. Qual è l'attrezzo che ti piace di più, Anastasia? I pesi. Quelli li ho presi per te, che sono un pochino più pesanti. Poi c'è questa fascia, lei da mettere alle caviglie per fare l'esterno coscia e non solo, anche i glutei. Anastasia, mettili giù che ti fai male, quelli sono pesanti. Però riesco. Lo so che riesci perché sei molto forte, però io ho paura che ti fai male. Questo è nuovo, l'ho comprato da poco, è praticamente un elastico che serve per fare determinati esercizi. Se ne possono fare tanti. Quella è la corda, volendo si può fare anche quella, se sei capace a farla, però, ma non sul tappeto, scivoli. Ok bimbe, allora io però adesso veramente devo andare a cucinare perché è tardissimo, quindi li facciamo bravissima. No, ti devo spiegare bene come si fanno, perché non si fanno così. Così, allora così faccio il punto. Devi andare giù con le braccia, bravissima, con il petto, hai sbattuto il mento? No. Con il petto, bravissima. Più o meno. Quello non si fa così. Allora o fai così, ti tieni, vedi? Esatto. O fai i glutei dietro, benissimo. Ma si possono fare tantissimi esercizi, anche con questo elastico.
Quello è l'interno coscia, che tu ne hai proprio bisogno perché hai un interno coscia esagerato. Queste sono le cavigliere, queste si mettono alle caviglie per rendere la gamba un pochino più pesante durante gli esercizi e fare più sforzo. Ok? Mi raccomando, non vi fate male, ok? Posso andare tranquillamente giù a finire di cucinare? Sì. Siete sicure? Sì. Va bene. Bisogna capire un attimo, ma guarda te, cosa ti sei fatta? Ti sei aperta una gamba? Io te l'avevo detto però, ma non vi posso mai lasciare da sole, tranquilla, volevo farvi una sorpresa e vi siete dovute far del male. Perché non mi ascoltate mai? Bisogna ascoltare i genitori. Amore, ti fa tanto male? E ci credo che ti fa male. Vanessa, bisogna chiamare il 118 perché io questa non riesco neanche a portarla. Mi sembri anche gonfia, Ma guarda te che roba. No, guarda, veramente, non ci posso credere. Oh, a posto. Chiamiamo il 118 o riesci ad alzarti? No. Riesci ad alzarti? No. No. Allora niente, dai Vanessa, adesso chiameremo il 118. O vediamo se riesco a prenderla in braccio con papà. Salutiamo e chiudiamo qua il video e la prossima volta sorprese non ve ne faccio più perché poi siete sempre voi alla fine a farmele a me. Lasciatemi like a questo video e mi raccomando comprate le nostre unghie e abbonatevi al nostro canale. Ascoltate sempre mamma e papà. Ecco che forse è meglio. E tu hai imparato la lezione? Speriamo. Ok amore, stiamo scendendo per andare dove? Genova. A Barcellona. Genova, siamo già arrivati perché Genova ci siamo sono partiti. I numeri, c'è scritto Genova, Capri, noi siamo a Genova, quindi 12 c'è Genova, noi siamo già a Genova. Esatto, il nostro piano è a Genova, però adesso noi scendiamo a Barcellona, ok? Sì! Mangiamo la paella? Sì. La vuoi assaggiare? Sì. Ok, andiamo. La carne spagnola. La carne è buonissima. Ti gusta, davvero. Per me è buona. Ok, andiamo che c'è l'ascensore. Corri. Allora, stiamo scendendo. Non abbottonarlo, amore, fa niente. È il primo. Non fa freddissimo, sai? Anzi, sta bene. Va bene. Vanessina? Ah, tu dici che fuori fa freddo? Ma che siamo in Spagna, Spagna è caliente. La Spagna è calda, te scalda il cuore. Guardate ragazzi, dopo dobbiamo stare. Qua, da qua si scende, vedete? Forse è lo stesso punto da dove siamo saliti. Adesso vuole fare lo scivolo. Vuoi fare lo scivolo? Fallo. Vuoi dare un calcetto nel sedere? Sì, te lo faccio fare più velocemente, amore. Easy jet. Dov'è? È là sotto. Dov'è? È in alto, in cielo, dove vuoi che sia, come amore. Come fai a vederlo? Andiamo a prendere il taxi? Sì, ma come fai a vederli? L'ho visto, amore. Anch'io prima. Hai visto? Guardavo anche tu lì. Hai freddo, Ani? No. Andiamo da papi che prende il taxi. Siamo saliti sul taxi. Saluta la costa perché oggi c'è una sorpresa in atto. Noi non saliremo, non saliamo più sulla... No. Siamo tutti a casa ospiti di Tania e... Asia, amore, sorpresa, amore, adesso c'è Asia che ci aspetta. Ti piacerebbe? E invece no,
E invece no, torneremo sulla costa a giocare, prendere le paperelle, a mangiare nocciolina al wasabi. Gioco su Seralda. È stato un piacere. A dopo. Hasta la costa, ci vediamo sulla Rambla. Siamo arrivati sulla Rambla. O più o meno. Ci hanno fatto scendere dal taxi. Adesso eccoci qua, guardate che bello ragazzi. È freddo amore? Ha le gambe, anch'io. Anch'io no. Perché no, anch'io no, sono. No, anch'io adesso ho le gambe. Ma guardate che belline. Hai visto che belline le bamboline tipiche spagnole? Ti piacciono? Sono più belle quelle tipiche italiane. Tipiche italiane. Esatto. Allora, la spediamo una cartolina? Che è da 25 anni che non si spedisce più. Guarda amore cosa ti ha regalato. Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Bellino. Rosa è il mio colore preferito. Poi te lo metti intorno al collo. Signorità. Mettiti questo qua così. Così. No, poi vola. No, non vola, ce l'hai intorno al collo, non può volare. Così non ti dà fastidio. Lascialo. No, un quadro. Sei un quadro? Sì, amore, sai che ce li abbiamo a casa e poi ti dico anche dove sono, ok? Amore, dai, sorpresa. Vanessa. Ti abbiamo dedicato un negozio ed eccolo qua. Vanessa. Vanessa, eccolo qua, eccolo qua. Cosa vende tu? Ah, vende tutti oggettini tipici e magliettine di Barcellona. Ti piace, amore? Regalo per il tuo 18° compleanno. Vabbè. Tra 8 anni. Fa niente. Però cominciamo a trarne profitto già da adesso. Allora, se ti piace la focaccia Vanessa, credo di essere nel posto giusto. Cioè. Ma guarda che bello questo negozio, cos'è, una penna? Bellissima, guarda quanti diari, Anastasia. Ci sono i colori dell'arcobaleno. Certo, amore. Guarda. Che bellino. No, ma dai. Guarda la penna pugile. Guarda. Che bello, cosa sono? Questi sono un iposca, Vane, gli evidenziatori, sì, bellissimo. Ah, Vanessa, così a scuola quando qualcuno ti fa arrabbiare lo prendi a pugni. Deve passare, deve passare. Niente, ti metti le mani, le dita davanti, Anastasia, devi togliere le dita. Togli le dita davanti. Guarda. Ma è simpaticissima. Puoi farlo anche con una mano. Questo serve per la pulizia del viso, forse. Infatti non lo vedo, stavo guardando anch'io. Questo è il naso spray, ma dai, fascia, naso spray, nano spray, non naso. Ciao cuccioli, sono pronta per girare per le vie di Barcellona. Cosa hai trovato? Guarda qua, posso mettere... C'è la taschina, ce ne sono un sacco di diari, non costano neanche tanto, cioè costano di meno in questo negozio che quelli che compriamo noi, scarsissimi. Bellissimo. Allora Vane, abbiamo visto questi cappellini e tu hai scelto il tuo. Io scelto, non c'è. Non c'è più quello che hai scelto? Però sì. cosa gli stiamo facendo fare, il tuo? Il mio non è sopra. È personalizzato, quindi non lo potrai mai perdere, nessuno te lo potrà mai rubare, a meno che non si chiama Vanessa come te. Andiamo a vedere come lavora. Guarda che è partita la stampa, Vane. Ma guarda che figata, Vanessa, vieni a vedere. Va. Bellissimo. Ho quasi finito. Tu non lo vuoi, amore? Sa. Bellissimo. Vanessa. Finito. Wow. Ragazzi, in questo negozio a Barcellona ci sono tantissimi di quei cappelli che ce n'è per tutti i gusti. Bellissimo. Guardate qua. Guardate che parete. Wow. E si possono personalizzare con il vostro nome o qualsiasi altra cosa voi vogliate scrivere. Bellissimo. Vediamo? Bellissimo. Fai vedere la scritta? Wow. Fantastica. Ti piace, amore? È stupendo. Hola, Nidie. Shopping finito. E ora siamo alla ricerca di un ristorante. Yes! Anastasia non vede l'ora di tornare sulla nave, ma secondo me ha un po' di nostalgia di paperelle. Ha bisogno di andare a strisciare un po' la carta per vedere qualche paperella nuova, Ani? Sì. Oggi niente paperelle, eh? Basta. Amore, hai fame? Allora, adesso ci siamo fermati a fare un aperitivo barra pranzo, non l'ho capito, perché abbiamo fame. Vi state divertendo qui a Barcellona? È bella, ci sono tanti negozi strani. Poi facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato, ok?
Posso avere un altro di questo? Sì, sì, sì. Ancora uno? Direzione paella. E adesso sì che andiamo a mangiare. Abbiamo trovato un ristorante eccezionale. Cosa mangi con papà? La paella. Poi abbiamo preso questa grigliata di pesce, che deve essere anche questa buonissima. Buon appetito, appena arriva. Vai Vane, dimmi com'è. Non ti piace? Cos'è che hai assaggiato? Il pesce? Vabbè, tu mangi il riso. Vai amore, vai Vane, assaggia la paella, dai. Adesso assaggia anche tu il riso, intanto lo assaggia Vanessina e mi dice com'è la paella qua a Barcellona. Buona? Adesso lo assaggio anch'io allora. Guardate che buona ragazzi. E guardate questo pesce imperiale. Assaggi con me, ok mamma? Assaggio con te amore. Assaggia la prima tu, va bene? Basta, basta. Basta? No, no, io l'assaggio con lei. Vai, assaggiala. Assaggiala prima tu. Con i calamari, che buona. Com'è? Buona? Ma è dentro una aragosta qua, wow. Speciale? Buona? Anastasia, ma guarda che tiramisù originale. L'hai assaggiato, sei sporcato tutto il cucchiaino. Tanto per cambiare. Puliscilo col tovagliolo. Donna, che pasticciona che sei. Torta Santiago offerta dal ristorante, buonissima, con le nocciole dentro, vero? Noccioline, che buona. Papà William mangia la vera crema catalana a Barcellona. E voilà. Quindi non è densa. È buonissima, è semiliquida, vero? È semiliquida, è cremosa, è croccante, è buonissima. Ed è anche un po' catalana. Buona. Ma Vanessa? Ma guardate un po' ragazzi che cosa c'è qui, il mare, la sabbia, Vanessa che non vede l'ora di gettarsi nella sabbia. Bellissimo Vane. Dobbiamo ancora camminare. Sai che tra un mesetto andiamo in Sardegna, nelle nostre acque cristalline. Allora cucciolini, siamo rientrati in cabina, quindi visita Barcellona terminata. Facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato in pochissimo tempo. Ciao. Dove eri tu? Guardate cosa ha imparato Anastasia in crociera. Guardate un po', queste sono le cose intelligenti che si imparano in crociera. Guardate, siete pronti? Oh, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Fantastica, ok, Vane, dai, facciamo vedere. Numero 1. Hey, voilà. Allora, questo è lo zainetto che ho acquistato per me. Guardate che carino che è. Rompila, è mio, non si apre, però sei capace. Vabbè, guardate che bello, si apre. Ok, bellissimo lo zainetto, grazie Vanessa per la descrizione in ASMR. Poi questo ce l'hanno regalato, poverina Anastasia, fai vedere cosa ti hanno regalato quelle ragazze. Anastasia, fai vedere cosa ti hanno regalato quelle ragazze italiane che abbiamo incontrato al ristorante. Guardate, un sacchetto pieno di... Niente. Dai, su, sono state così gentili. Allora, tutti questi articoli da fiesta. Ci deve essere una fiesta. Non è una fiesta. Non metterlo in bocca perché l'avranno messo in bocca loro, non mi sembra il caso. Questa. La mascherina. Quella. E forse dei palloncini, benissimo. Ah, passiamo avanti. Questa è per la mia migliore amica che ci sta guardando. Gast. Oh, ma guardate che bella, è una borsa stupenda. Bene, poi. Ah, queste sono mie. Siete pronte? Penso che siano passati 20 anni l'ultima volta che ho usato uno zoccolo del genere. Ma sono bellissime! Ma cosa dici che sono brutte, sono anche comode? Anche queste. Poi anche queste per la mia amica. E poi anche Roberta, la gattara, ve la ricordate, cucciolini? Altra cosa per la comica? Basta, niente. No, sì. No, basta. Ah, sì. Ah, cos'era? Ah, il ghiaccio. Oddio, non c'è più il ghiaccio. Abbiamo perso il ghiaccio. Magari ce l'ha papà nello zaino, ma col ghiaccio non si potrebbe far vedere, sì, quindi... Ok, Anastasia, la tua custodia, bellissima, trasparente, con il laccio, così non continua a chiedermi di prendere il telefono dalla mia borsa. Scusate, sushi, non va a cameriera.
patate, sushi, novara, capriano e le pile. Ancora? Perché papà si è comprato un massaggiatore per collo. Benissimo, adesso ci riposiamo due minuti e ci vediamo dopo. Ciao. Guardate, cuccioline, dove stiamo andando? In palestra. In palestra numero 16, piano 16. Andiamo in palestra e facciamo una gara di forza tra te e tua sorella Anna Vanessa. Ok. Ok, sei pronta? Sì. Guarda che ci sono degli attrezzi da super potenti, eh? Da persone super muscolose e forzute. Credi di essere all'altezza? Sei sicura? Allora andiamo. Fammi una foto con la statua. Va bene, papà William, ti faccio una fatua con la statua. Ci siamo? Fammi una fatua con la statua. Come on! Come on! Ciao, ciao! Ciao, Ani! Ciao, vamos! Ciao, bimbe! Ciao! Hello! Hello! Dai, papà William, andiamo! Lasciamole qui, ma che noia! Sta con noi! No. Ma siete sempre in mezzo alle scatole, voi due! Sì. Cos'è, amore? Questi qua sono per prendere gli scaldi. Gli scaldi e... Poi ti fanno il massaggio gratis, Gratis? Sì, ti fanno la prova. Davvero? Sì, e proviamo, sì, proviamo. Sì, chiamali, vogliamo una prova di... Salve. Tenuta. Scusi, vogliamo una prova. Andiamo in palestra, dai, che qua di prove... No, ma come c'è una prova? In che senso? Ma quando... Fanno il massaggio qua sulla sedia. Ah, sulla sedia? Siete pronte? A combattere contro mamma Lumina? Permesso, avanti, avanti. Adesso vi faccio vedere io cosa volete. Brava, adesso... Allora, iniziamo. Con questo attrezzo fate questi muscoli qua che sono armi. Seduta. Seduta. Togliamo i pesi. Peso a zero. No, ti ho tolto il peso. Metti le manine là sotto. Dove? Qua. In questo esercizio tu sviluppi questo muscolo. No, c'è qualcosa che non va. Così. Devi tirare su tutto il macchinario, Anastasia. Dio mio, non ce la può fare. Ecco, guarda, vai con una mano sola. Ma stai scherzando? Ma ho tolto il peso, Non c'è peso. Dai. Ok, Vanessa. Piano, Vanessa, piano, tanto non c'è peso, dai, non c'è peso. Ne voglio uno. Vuoi un pesino? Sì, no, fai attenta la testa. No, 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 quello è il massimo, il primo. Ok. Grande, Vane. Grande, Vane. Io voglio fare questo. Non avevo dubbi. Vuoi fare il tapis roulant? Vai, vai, cammina. Voglio fare uno di più. Più veloce? Allora devi aumentare qua. Ah, qua, devo schiacciare, ok? Sì, ma non troppo, Anastasia, che tu voli, Vai, va bene. Così, mamma, mi devo attaccare questo coso? Sì, puoi fare così se vuoi. Se no puoi diminuire. O aumenti e inizia a correre. Gli hai attaccato il filo, amore? Bravo. Devo schiacciare emergency stop? Se stai per cadere, sì. O se non ti senti bene. Insomma, se ti senti in emergenza, schiaccia. Bravissime le mie bimbe. Anastasia, sei andata in stop all'arve, perché è stop emergenza, perché stavi un attimino accelerando, Come faccio? C'è scritto please wait. Significa per favore aspetta. Ok. Oh, vai, start. Sì, ma non esagerare. Vanessa, sei un mito. Vanessa, sei il mio mito. E Vanessa non si ferma più e correrà fino a Genova. Oh, Vanessa si è stancata, sta rallentando. Ciao! Anastasia, smetti di correre così veloce, vai piano. È tremenda. Vai piano, Anastasia. Hai una resistenza che è unica. Anastasia, non devi esagerare nelle cose, devi stare dentro le tue capacità, le tue possibilità. Allora, volete provare un altro macchinario senza pesi? Dai. Allora, questo è quello che ti dicevo prima, Vane. È quello che devi mettere i pesi, i piedi. Però togli il peso perché qua è a 120 kg e direi che non ce l'ho. Ti metto 10, 5. Dai, ti metto 5 kg. 5 kg, devi spingere. Gas, sto spingendo il gas. Dai, vai, vediamo se ce la fai. Io, cosa devo fare? Devi spingere con i piedi. Ma sì, infatti, allora aspetta. Ora ce la puoi fare. Va bene, come peso? Questo fa gli addominali.
ogni macchinario ti spiega, no, non solo le addominali, scusami, ti spiega quale parte del corpo, quale muscolo si utilizza, ok? E in questo caso sono questi e quelli. Bellissima. Aspetta, provo un altro. No, vabbè, ma Vane, non esagerare. Sto spingendo me stessa. Quanto sei? Io voglio i pesi. Mi dai pesi? No, amore, pesi non li ho fatti nemmeno io oggi, dai. 40. Ma voglio vincere. 40 l'ho fatto mi io. Mi piace quello dai gradini. Sai che i gradini non l'ho fatto nemmeno io oggi. Ma io non questo quello che ho fatto la maestra di palestra dove c'è Daniel. Dove fa Daniel palestra? 90. Daniel chi? No, ehi, Vane, no. Non esagerare. Ok, i gradini io oggi non li ho fatti. No, no, il gradino è come una scala mobile. Sì. Però non lo conosco, lo provo prima io, scendi. Dici allora, sì. Penso che sia come il tapirulano. Ah, non è facile, cioè non è difficile. No, ok. Ok. Ok, adesso io. Niente, schiaccia start. Start? Yes, sì. Niente, adesso lui, quello di Vanessa va. Di noi dobbiamo entrare in gioco. Fai stop, scusa. E forse le vai. Ah, ma no. Ah, sì, sì. Ok. Io sono a 30. Ah, sei a 30? Aumenta allora. Ma guarda che adesso aumenta, Vane. Aumenta. Ma secondo me adesso aumenta. Mi sembra troppo lento. Dai, Ani, vai. Ok, vabbè, lo stiamo provando. Dai, adesso sono le 9 di sera. Secondo me, Vanessa, il tuo tra un po' acquista velocità, eh. Ok, ferma e andiamo. Dai, che andiamo a fare un giro. Domani poi veniamo. Vanessa, ma sei un atleta. Bravissimo. Wow! Ma siete bravissime! Ah, siete due atlete voi due, eh! Brave! No, Vane, non l'ho fatto nemmeno io quello, eh! No, Vane, aspetta, non so come si fa, eh! Ma se dovete dire che ce l'hai anche te? Qua c'è da mettere. Ah, è la barra? Ah, sì, può essere. Provo. Grande. Attenta tu, eh. Brava, Vane. Bravissima. Vai, Vane. Ragazzi, 15 kg per Vanessa. Vane, cosa vuoi? 40? Va bene? No, sì. Spacca la schiena. Va bene, però devi andare giù di gambe, non di schiena. Il movimento deve essere omogeneo su tutta la tua colonna vertebrale. Cos'è? E questo lo prendi? Prendilo? Questo? Sì. Adesso su 3,75 kg. Tiralo su con le braccia, vediamo se riesce. Perché? Ma Vanessa. No, lo faccio io. Attenta, Ani. Siamo. Sì. Ma così. Andiamo. Lasciateli lavorare adesso loro, dai. Noi stiamo. Sì. Vuoi provare? Dai, un secondo, vai, prova. Piano. Brava, Ani. Ok, dai, andiamo. Allora, proviamo l'ultimo. Anastasia, attaccati. Tira su Letta. Ciao, Ani. Ciao, amore. Ci vediamo domani. Ci voleva tanto. Volevo andarmene a lasciarti là. Ok, bimbe. Andiamo alla sala giochi. Andiamo? Che se la provo. No, niente sala giochi. Vi ho fatto divertire, vi ho fatto provare. Mi è stato detto che è vietato l'ingresso ovviamente ai minori di 16 anni, però abbiamo provato lo stesso. No, ma infatti neanche tu c'hai 16 anni. Abbiamo provato lo stesso, ma ovviamente come immaginavano era soltanto una prova, un gioco, perché volevo far vedere la palestra. Vi siete divertite? Sì. Bene, benissimo. Non c'è nessuno, guardate. Dove? Che bello! Sono, gli ascensori sono tutti per noi. Grande!